qui in piazza oggi, nonostante il decreto di ieri, perché il decreto è nato particolarmente vuoto di significati, vuoti di importi. Per cui se dobbiamo oggi festeggiare un decreto che, seppur abbiamo aspettato tanto tempo, ma che ha dei contenuti molto scarni, francamente non ci siamo. Ed è per questo motivo che tutte le province pugliesi sono arrivate oggi a Lecce, che è il centro che sta soffrendo da 5 anni per questa inerzia della politica che non dà risposte certe e che non consente a chi vuole ripartire di poter assumersi le proprie responsabilità. Chiediamo le dimissioni dell'assessore Di Gioia perché, in quanto a capo del suo assessorato, ha dimostrato in questi anni di non aver raggiunto gli obiettivi. Ci sono dei progetti che non stanno portando avanti, ci sono dei fondi a disposizione per la ripartenza, ci sono 500 aziende che sono state dichiarate finanziabili e dopo 3 mesi non hanno ancora l'autorizzazione per poter espiantare. La natura, il mondo imprenditoriale, il mondo agricolo ha dei tempi diversi da quelli della politica. È la politica che deve adeguarsi alle esigenze di chi ogni giorno si sveglia e con tanto sacrificio cerca di portare avanti aziende e il proprio lavoro tramandato da generazioni. A fronte del disastro che c'è su questo territorio, dei oltre 5 anni e mezzo che stiamo affrontando, questa gravissima fitopatia con dei danni incredibili, chiaramente con prevalenza per il settore agricolo e di trasformazione, ma che stanno diventando dei danni di tipo ambientale e di tutto il territorio, quindi da un punto di vista economico con delle ripercussioni incredibili, ma senza ancora aver avuto delle risposte chiare da parte della Regione, che ha avuto troppo spesso un atteggiamento altalenante rispetto a quella che doveva essere invece una costante attenzione al problema, che oggi dopo 5 anni ci troviamo ormai già in provincia di Bari, alle porte di Bari. Col Diretti è così, noi abbiamo la capacità di essere insieme, uniti da Foggia alla Santa Maria di Leuca senza nessun tipo di problema, perché sappiamo e conosciamo quali sono le diverse tematiche, le diverse problematiche e cerchiamo di spalleggiarci uno con l'altro. Per quanto riguarda il decreto, questa è un'altra delle grossissime delusioni. Ha sicuramente dato un cambio di passo con l'attribuzione dei primi 100 milioni nei 2 anni, tra il 2018 e il 2019, ma oggi manca ancora, ed è una gravissima mancanza, quella semplificazione che può consentire a un olivicoltore che ha un oliveto totalmente secco, totalmente morto, di poterlo spiantare. Lo slogan è: andiamoci a riprendere le chiavi delle nostre aziende, perché qualcuno ce le ha portate via 5 anni fa.